Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi recupero un maglione che altrimenti andrebbe buttato. Spesso molti maglioni si rovinano sotto alle ascelle, in corrispondenza delle ascelle, perché magari una sudorazione forte, un prodotto aggressivo, e quando la lana è buona succede proprio questo: si infeltrisce, si macchia e quindi il maglione andrebbe buttato. Ma non lo buttiamo, ormai sapete che ho sposato la causa del recupero e mi piace fare moda sostenibile, per cui recuperando dei capi d'abbigliamento che altrimenti andrei a buttare riusciamo a realizzare qualcosa di tendenza, di davvero molto carino. Cosa facciamo? Allora, intanto eliminiamo la manica, e bisogna seguire, quando si parla di maglieria, il tipo di montaggio di manica che c'è sulla maglia. Quando c'è la maglia calata, si chiama così, quindi il taglio del maglione viene dato proprio dalla realizzazione della parte di maglia, quindi non è tagliata questa manica, piuttosto viene realizzata la sua forma direttamente sulla macchina da maglieria e poi montata, come vedete, direttamente unendo le due parti. Quando è così è più facile smontarla, nel senso, all'interno c'è una catenella, tirate il filo e la maglia viene via, e la manica viene via subito. Io però faccio invece una considerazione un po' diversa, nel senso che non tutti i maglioni sono con le maglie calate, per cui faccio finta che è un giro normale. Consiglio sempre di tagliare, anche perché in questo caso specifico c'è una parte da eliminare. Seguirò. Questo è un maglione che ha una forma strana, come vedete, ha questa sorta di manica raclan. Quindi seguo l'andazzo, taglio, ho eliminato la mia manica intanto, ma non è eliminata perché la manica mi servirà invece. Faccio altrettanto. Non spaventatevi del fatto, spesso mi scrivete, mi dite: ah, ma la maglia sfila, si rovina, eccetera. Non è così. È chiaro che se io mi mettessi adesso a tirare le maglie, il capo si sfilerebbe come se fosse una calza, ma con un taglio semplicemente non succede nulla. Tolte le mie due maniche, il capo in teoria avrà questa nuova forma. Se non siete riuscite a scucire la manica, quindi ad aver salvaguardato la rifinitura, e in quel caso il capo è già fatto, se non siete riuscite a fare questo, basta fare la taglia e cuci e poi fare un urlino a macchina. Ma diciamo che il corpo, diciamo la parte protagonista del nostro lavoro è questo: ho creato un gilet salvandolo dalla spazzatura. Ma siccome ho queste belle maniche che sono rovinate soltanto in corrispondenza delle ascelle, vado a creare, taglio intanto la parte rovinata perché tutto il resto è integro, e mi creo dei manicotti che sono sempre utilissimi, non solo in inverno ma anche nella stagione intermedia, perché in qualche maniera ci coprono ma decorano anche. Anche in questo caso bisogna capire il tipo di maglia, devo essere sincera, questa non sfila, però se volete fate la rifinitura. Quindi ho il mio gilet, diciamo gilet, o comunque chiamiamolo smanicato, i miei manicotti perché metterò appunto il capo con la aggiungendo i manicotti per abbellire l'immagine. Ma se le maniche sono, come in questo caso, molto elastiche, possono diventare anche delle controcalze. Vediamo che cosa sto cercando di spiegarvi. E anche per oggi il nostro reshape, il nostro video di recupero, devo dire che è un bel recupero, finisce qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate la campanella perché così
Ogni qualvolta il video è online siete avvisati e seguitemi sui social e ricordate sempre le scelte giuste.